massimo un pensiero, allora applauso. Domani ricorre proprio la giornata della memoria. E sono del parere, anzi sono certo, che se dimentichiamo la storia e la memoria non abbiamo né conoscenza del presente, né possiamo avere anche prospettive per il futuro. Io vorrei, se mi permettete, leggere, mi emoziono un pochino, scusate, perché io sono stata ad Auschwitz e quello che ho visto mi ha scioccato in una maniera tale che ogni volta che parlo di queste cose rivedo tutto quello che ho visto. Dal libro Se questo è un uomo di Primo Levi, un libro che sarebbe bene che ognuno di noi leggesse, vi leggo una frase molto significativa. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Questo è stato scritto dall'autore che, come sapete, è sopravvissuto al campo di concentramento, è uno dei pochi che è sopravvissuto. Quindi non possiamo far altro se omaggiarlo con un minuto di silenzio, se non vi dispiace. L'anno scorso il tango è stato proclamato patrimonio dell'umanità. Questo io penso che sollevi un po' il tango ad un livello un po' più alto rispetto alle altre forme di ballo, di danza, anche se qualsiasi forma di espressione musicale o di movimento del corpo con la musica non può essere dichiarata superiore, inferiore, e come si dice per tutti i fatti culturali, sono allo stesso livello, valgono tutti allo stesso modo. Forse però il tango ha qualche cosa in più. Uno dei primi compositori di musica di tango, di testi del tango, si chiama Discepolo, argentino. Diceva che il tango è un pensiero triste che diventa danza. Poi capiremo un po' perché si dice questo pensiero triste, no? Questa tristezza del tango. È anche vero che quando noi eravamo un po' più giovani, bisogna dire, ballavamo il tango, ci si limitava a fare dei pochi passi, no? Passi schematici, passi che noi dovremmo dire caratterizzano il tango all'italiano, chiamiamolo così, il tango all'italiano. Perché guardando gli argentini, guardando il nostro tango all'italiana, sicuramente sorridevano. Sorridevano in senso negativo, non in senso positivo. Perché avevamo trasformato il tango, secondo la nostra cultura, con movimenti strani, con movimenti bruschi della testa, a destra, a sinistra, per esempio, non movimenti rigidi, mentre il tango è una cosa diversa. Il tango, come si dice, è una forma particolare di comunicazione fra due persone che ballano insieme, che si esprimono insieme con la musica, dove all'interno di questo rapporto c'è emozione nella musica, c'è energia, c'è respirazione, c'è abbraccio, c'è palpitazione, c'è un senso di equilibrio che deve essere conservato tra la coppia, altrimenti non si riesce più a ballare insieme. Nel tango è soprattutto l'uomo che guida. La parte più difficile, però, per quanto riguarda i passi, viene fatta soprattutto dalla donna.
dopo il passo più importante, si chiama l'occio, cioè l'otto, che è un modo quasi per descrivere con i piedi, scrivere per terra la figura dell'otto, del numero 8. Perché è triste? Perché è triste il tango? Perché bisogna tornare un po' più indietro nella storia del tango, cioè tornare indietro più o meno verso la metà dell'Ottocento. Forse sto per dire cose abbastanza banali, parlando dei marocchini che ci indicano il parcheggio, per esempio, di questa invasione di persone che arrivano in Italia a cercare lavoro, cercare una diversa sistemazione per la propria vita, per i propri sentimenti. E quasi proviamo una sensazione di anche di opposizione, no? Non siamo contenti per tutte queste persone che arrivano. Tornando indietro, ci furono ondate paurose di emigranti che andavano soprattutto in Argentina e andavano soprattutto in Uruguay. Per cui soprattutto le città argentine di Buenos Aires e di Rosario, il nome della città, oppure in Uruguay di Montevideo, venivano invase addirittura da ondate di migranti, di italiani, francesi, slavi, tedeschi, afroamericani, russi, persone che tutte lasciavano la loro terra, tutte, lasciando la loro terra, lasciavano i loro affetti, le loro famiglie, i figli, lasciavano la loro cultura, sperando in che cosa? Nella tierra de plata, nella terra d'argento, Argentina, nell'Argentina, sicuri di potersi assicurare un futuro diverso per se stessi e per le famiglie. Arrivati però in Argentina, si accorsero che la realtà era molto diversa, che dovevano adattarsi a lavori pesanti. Sì, potevano lavorare, avevano possibilità di lavorare, però i lavori erano lavori pesanti, lavori umili, dove dovevano costruirsi delle baracche per riuscire a trascorrere il tempo della loro vita oltre il lavoro. E questi ghetti veri e propri venivano chiamati orillas. Orillas, che in spagnolo ha diversi significati, però può significare soprattutto zona neutra, zona di confine. Zona di confine. Una volta arrivati in Argentina o in Uruguay, fecero i loro conti molto duri con la realtà e si accorsero che quella che sembrava la terra promessa invece non lo era proprio per niente, perché riuscivano a guadagnare il poco sufficiente per vivere. Dovevano tornare in queste baracche, in queste case, isolati, poveri, per cui si accorsero che tutti i sogni che loro avevano coltivato quando erano nella loro patria, nel desiderio di un futuro diverso, miseramente finivano. E allora in loro, in tutti loro, nacque il desiderio di un cambiamento, oppure nacquero anche due desideri contemporaneamente, due aspirazioni. Uno, un desiderio, un primo fatto di grande nostalgia per ciò che avevano lasciato, la loro terra, le loro famiglie, i loro cari, la loro cultura. L'altro desiderio, quello invece di riuscire a guadagnarsi un futuro migliore. Noi sappiamo che l'uomo ha espresso i suoi desideri, le sue aspirazioni, la sua cultura lo ha espresso moltissimo nella musica e con la musica. E la musica però non può essere separata da un senso che sentiamo dentro, interiore, di muoverci con la musica. Anche se soltanto battiamo la mano
per riuscire a seguire il tempo ci stiamo muovendo. Se poi riusciamo a muoverci con la musica, con il nostro movimento corporeo, allora riusciamo a partecipare completamente della musica. Allora ecco che con l'avvento di tutte queste culture che si univano, nacque quasi una comune cultura e un bisogno di esprimere questi bisogni attraverso la musica. Ed è così che piano piano nasce il tango. Questa parola tango, non c'è una sicurezza sull'origine del nome. Molti attribuiscono il termine tango a strumenti di percussione afro-cubani. Tant'è vero che il tango è una musica molto ritmata, no? Molto sincopata, si dice, molto ritmata. Oppure qualcuno, una fonte però non certa, almeno così dicono le ricerche che sono state fatte, affermano che in un certo linguaggio africano tango, e questa è una cosa bellissima, significa insieme, insieme, l'uomo e la donna insieme. È così che nelle Orillas, in questi ghetti, e soprattutto chiaramente nelle bettole, nelle sale di prostituzione in cui gli uomini andavano a cercare le donne, nacque questa musica particolare, che inizialmente però non era il tango, era un altro genere di passo, un altro genere di musica molto cadenzato, molto ritmato, che si chiama milonga. Il termine milonga significa festa, festa. E la milonga in origine era una forma di espressione musicale che veniva realizzata dalla chitarra e dalla voce che cantava la nostalgia, che cantava i desideri, che cantava però anche le notizie che avvenivano di fatto. E le canzoni, dimenticavo, venivano espresse in un linguaggio tutto particolare, che non era argentino, non era spagnolo, non era francese. Era un linguaggio che veniva chiamato lunfardo, linguaggio nato nelle prigioni, nato nelle case di prostituzione. Luis Borges, che voi tutti conoscete, afferma che nessuno sa dove è nato il tango, nessuno sa in che via ha avuto origine il tango. Una cosa è certa però, afferma questo scrittore, che il tango è nato nella via delle prostitute, perché inizialmente il tango era carico di espressioni emotive, di bisogno di incontro dell'uomo con la donna. Tant'è vero che era anche esagerata la forma di comunicazione tra maschio e femmina. Ed è anche per questo che fu aspramente condannato il tango e la milonga, furono condannati sia dai potenti, dai re, dagli imperatori, sia dalla Chiesa, perché chiunque ballasse il tango correva il rischio di essere emarginato, di essere scomunicato, proprio perché si esisteva un rapporto fisico troppo stretto. Ecco che piano piano, ecco, gli uomini, come accade da noi in Sardegna talvolta, che nel ballo sardo gli uomini ballino con gli uomini, anche allora, soprattutto all'inizio del tango, gli uomini ballavano anche con gli altri uomini. E più si affermava il tango, più gli uomini tra loro, inventavano i passi. E piano piano cominciavano a far crescere questa forma di espressione corporea e musicale, e inventavano passi perché? Per essere ammirati, per essere più guardati, per fare in modo che le donne accettassero maggiormente l'invito da ballerini particolarmente bravi. Però chiaramente
se noi paragoniamo la forma di espressione antica del tango, fatta appunto di questa intimità particolare tra due persone, è chiaro che la Chiesa non poteva essere d'accordo. E dobbiamo aspettare moltissimo perché Papa Leone X volle vedere un tango, volle che una coppia di ballerini si esibisse davanti a lui. E lui era un evento straordinario, perché vide ballare il tango e disse, sono sempre meglio i nostri balli friulani. Ma non vedo niente di particolare, di peccaminoso in questo tango. E questo fu un evento particolare. Molto più vicini a noi, Giovanni XXIII apprezzò questa forma di espressione, che però si era particolarmente evoluta. Piano piano il tango cominciò ad uscire nelle strade. Cominciò a essere ballato per le strade. E si sa, i ragazzi di allora, come i ragazzi di oggi, avevano la curiosità di vedere. Allora anche i ceti più elevati cominciavano a guardare questa forma di espressione, a interessarsene, e cominciavano a ballare il tango. Ecco che piano piano il tango si sposta dalle origlias, dalle bettole, dalle sale di prostituzione, si sposta nelle sale caffè, si sposta nei bar, si sposta nelle sale importanti, dove chiaramente le distanze tra i ballerini un po' diminuivano dal punto di vista corporeo. Però nel tango si rivela sempre, si è sempre rivelato, proprio come dice questo grande scrittore di musica tanghera, di tanghi e di testi, è un pensiero triste, il tango, triste perché? Triste perché rimanda a quella tristezza degli emigranti che sentivano dentro di sé questo grande sogno che avevano dentro prima di partire e che una volta arrivati in Argentina e in Uruguay invece finiva completamente. Certo lavoravano. Il tango non è apparire, non è soltanto apparire e non è soltanto essere. Sono tutte e due le cose insieme. Aspetti che se vengono divisi impoveriscono completamente la forma di espressione del tango. Nell'apparire uno vuole mostrarsi agli altri, vuole essere ammirato, vuole essere guardato dagli altri. Però è anche vero che se non sente dentro di sé questa forma di espressione musicale, questa forma di espressione corporea, anche l'esteriorità, anche il modo di muoversi dicono ben poco. Non si può essere attori nel tango, cioè non si può fingere nel tango. Anche se uno è molto bravo a fare i passi, le figure, che poi sono difficilissime, e rispetto agli altri balli, il valzer, la mazurka, i balli che noi conosciamo, i balli della nostra giovinezza, il tango ha infiniti passi. Cioè io lo so perché da neanche un anno mi sto appassionando a questo genere di ballo, e vedo che non si smette mai di imparare. E certe volte più si impara e più si va in confusione. Vero? Più si va in confusione. Perché non è che io ho imparato due passi e ho imparato a ballare il tango. Non è così. Come per il valzer è richiamato sul tempo di tre quarti, no? Un, due, tre, un, due, tutti ballavamo il valzer muovendoci col solito passo, eccetera. Il tango no. Il tango è invenzione, il tango è fantasia, il tango è intesa col partner, ma non sempre con lo stesso partner, perché chi sa parlare bene, soprattutto l'uomo, deve dare alla donna i giusti inviti col corpo, con le spalle, con le braccia, con le mani, con i piedi, perché
si muova in un certo modo, perché faccia dei passi in un certo modo. Allora non è semplice, cioè chi si avvicina al tango con la presunzione di imparare tutto e subito è veramente un grande presuntuoso, no? Grande, perché è molto difficile. Ed è molto difficile, è chiaro che i giovani ci riescono molto di più perché hanno una fisicità più sciolta. Nel tango, per esempio, bisogna riuscire a fare in modo che la parte superiore del corpo sia indipendente dalla parte inferiore, nelle rotazioni, nel movimento. Il che però non è per niente facile quando si raggiunge la mia veneranda età. Però, ecco, non è che bisogna essere talmente ambiziosi da riuscire a raggiungere livelli alti che soltanto certe persone possono. Noi a Cagliari abbiamo per esempio scuole di tango con ottimi maestri argentini, giovani maestri argentini che se voi li vedete ballare sono una meraviglia per gli occhi, ma anche per il cuore. Il tango è un ballo molto composto, non è un ballo sfrenato, a differenza della milonga. Se voi ricordate, all'inizio di questo discorso, io non voglio parlare molto perché le parole poi annoiano, no? Il tango è un movimento composto, anche se talvolta ci sono dei passi abbastanza elaborati, e non è detto che io sappia farli. La signora che balla con me, che è una mia carissima amica, vi presento, la signora Angela De Vita, è una maestra di tango, si può dire, bravissima, perché sono anni e anni che parla di tango. Però se uno pensa che sente dentro questa voglia di muoversi col tango argentino, mio titolo, non il tango italiano, il liscio famoso, no? Il genere del liscio, ma col tango argentino si può fare a qualsiasi età, accontentandosi di fare pochi passi, perché ciò che conta non è mostrarsi agli altri, no? Ciò che conta è sentire dentro questo sentimento di soddisfazione, di intensa commozione ballando una musica assieme a un partner che si muove con me. E questo vale chiaramente anche per la donna che vede l'uomo muoversi insieme. Infatti, se voi ricordate, uno delle origini che vengono date a questo nome tango, come ho detto prima, è proprio, deriva forse, perché non è una fonte certa, deriva probabilmente da una lingua, da un dialetto africano che fa significare come insieme. Cioè l'essere insieme nella musica, l'essere insieme nel movimento. Non si può dire che la musica del tango sia superiore alle altre musiche, perché tutte le musiche sono sullo stesso livello, tutte. Quelle dei giovani, quelle che talvolta non possiamo sopportare perché in discoteca continuano a martellarci di ritmi e di percussioni, però è anche vero che se noi fossimo giovani come loro faremmo la stessa cosa. Ameremo le stesse musiche, gli stessi ritmi, ci vestiremo allo stesso modo, eccetera. Il tango, voi non sapete quanti giovani frequentano le scuole di tango. È anche vero che adesso è diventata una buona moda il tango. Tant'è vero che nelle città esistono moltissime scuole di tango. E si impara a ballare il tango. Niente a che vedere però col tango show, con lo spettacolo del tango che viene fatto da professionisti, perché lì ci sono figure particolari, complicatissime, che solo i veri maestri sanno fare e nessuno degli allievi, dei principianti oppure anche delle persone già iniziate al tango ci riuscirebbe a farlo, a meno che non facciano anni e anni di scuola. Il tango si basa,
Questo perché essenzialmente su quella che viene camminata, viene denominata camminata. Una camminata, come se al tempo della musica uno camminasse. Camminasse. A tempo di musica. Pensate che un professionista, e questo mi è stato detto dal maestro di tango, ha fatto un anno per imparare bene la camminata. Però lui doveva diventare un professionista, doveva fare spettacolo. Quindi per dire che la postura del corpo è particolare, deve essere particolarmente studiata. Non è che si fa in punta di piedi, no, è una camminata. L'uomo cammina, Mentre la donna fa movimenti diversi che io non so fare, perché? Perché non li so fare, altrimenti farei anche ridere, perché la donna, anche se nella milonga che voi vedrete, molto veloce, anche l'uomo fa questo intreccio di occio, di otto. Io vi ho annoiato anche troppo. Va bene così. Per cui adesso con Angela noi faremo prima un tango, andiamo un po' a ritroso. E cercate di, io vi prego di gradire quello che so fare io, perché è abbastanza poco. Un rito quando si arriva alla scuola di tango o quando si va nei locali a Cagliari, un rito è quello di cambiarsi le scarpe. Perché si balla con scarpe da tango. Le scarpe da tango per l'uomo più o meno sono così. O tutte nere oppure anche di diverso colore, dove non c'è la suola di cuoio ma c'è la suola di feltro. Di feltro per riuscire ad avere un contatto più dolce. Le donne normalmente hanno scarpe con i tacchi alti, scarpe molto colorate, molto abbastanza, molto eleganti, dove si può, però ci vuole il tacco alto, perché per dare più valore al passo. Si può ballare anche, le maestre per esempio, anche altre donne ballano anche con scarpe normali, però sono un po' costrette a ballare in punta di piedi, no? Sono con Angela, De Vita, noi ci cambiamo le scarpe, e poi ho saputo che l'associazione ha cambiato nome. Prima si chiamava l'Associazione Nazionale Educatori Benemeriti. Signora Marisa, dice che si chiama Associazione Nazionale Evasori Benestanti. Evasori Benestanti.